Io sono molto grato all'Università di Palermo, al Dipartimento che ha organizzato questa giornata e soprattutto che ha organizzato tutto quello che sta dietro a questa giornata, perché ha avuto molto coraggio, un coraggio di ribaltare tante cose. Pensate una cosa così, un'università che accoglie degli analfabeti. Già dire questo è meraviglioso, è un ossimoro. Per l'università bisogna prepararsi tanto, no? Io trovo bellissimo che l'università accolga gli analfabeti e i minori, perché in realtà riconosce in questa accoglienza una cosa che noi non ci diciamo, ma forse ci dovremmo dire, che tutti noi siamo un po' analfabeti. Tutti noi ci dobbiamo sentire analfabeti, perché ci sono tanti segni del mondo che noi non sappiamo leggere. Quanti segni del mondo che ci circonda noi non sappiamo leggerli? Allora in questa umiltà, o forse in questa presunzione, in questa meravigliosa presunzione pazza di dire noi nella nostra università accogliamo gli analfabeti, c'è un seme di grande saggezza nel dire che noi ci dobbiamo rimettere a studiare. A me mi ha emozionato sentire professori dell'università che dicevano abbiamo dovuto ristudiare perché ci siamo accorti che se insegniamo l'italiano a chi non sa scrivere nella sua lingua dobbiamo entrare in un campo mentale completamente diverso che noi non conoscevamo. Ecco, quando un professore dice che lui non conosce qualcosa, secondo me è un buon professore, ci si può fidare, no? E questo è molto importante. Mi viene da dire che noi stiamo costruendo, questa comunità è la comunità del dubbio attivo, del dubbio, sì, del dubbio, perché non abbiamo nessuna certezza. Non c'è nessuna certezza rispetto al mondo ai quale dobbiamo educare i ragazzi, i bambini, eppure ci dobbiamo provare. E dubitare è una cosa molto importante. Pensate alla parola disastro. È una storia che mi piace sempre tanto, la racconto. Quando gli uomini si accorsero che c'erano degli strani corpi celesti che non erano né delle stelle, perché le stelle vanno regolari, fisse nel cielo, e né dei pianeti. Erano le comete. La cometa fu chiamata da subito disastro, non astro. Ora questo è il nostro problema rispetto a quello che non capiamo, che quando non capiamo qualcosa pensiamo sia un disastro, ma non è così. Ci sono tante cose che non capiamo che se noi aspettiamo e ci mettiamo in ricerca forse possiamo capire qualcosa di più. Però c'è un problema. Io credo che sia, non mi piace la retorica del dire diversità e bellezza, è troppo facile. La diversità è anche fatica. Tutti gli uomini e le donne che provano ad amarsi, a stare insieme, sanno quanto è faticosa la diversità. Io questa cosa l'ho imparata a Palermo, per esempio, che tanti anni fa, lavorando con gli stranieri qui, ci siamo accorti, discutendo, raccogliendo tante storie, che la differenza veramente più grande che c'è è quella tra gli uomini e le donne. Diciamo, tutte le altre sono differenze minori. Quella è la vera differenza enorme. Il problema è che la natura, che è molto furba, la natura ha legato a questa differenza un desiderio, ed è quello che ci fa riprodurre e continuare la nostra specie. Mentre invece la natura non ha provvisto l'uomo del desiderio di conoscere, di voler bene, il diverso culturale, il diverso per abilità diverse che ha, il diverso in tutte le sue accezioni. Quella non è una costruzione naturale, è solo culturale. È un enorme sforzo culturale riuscire a cogliere il diverso, soprattutto quando il diverso è lontano da noi e non si avvicina. Perché noi, se ci pensate bene, sopportiamo il diverso quando diventa un po' meno diverso, quando viene verso di noi. Ma se il diverso rimane lì, uguale a se stesso, distante da noi, pensiamo per esempio alla diffidenza infinita che c'è verso il popolo Rom, noi non lo sopportiamo facilmente. E persino riguardo all'anzianità, all'età anziana, siamo una società che è sempre meno capace di accogliere la diversità di come ci trasformiamo quando diventiamo vecchi. Allora, è molto importante capire su quale terreno lavorare per coprire queste distanze. Voglio farvi un ultimo esempio. C'è uno scrittore keniota che si chiama James Ngugi,
molto interessante, ha scritto dei libri molto belli. Lui era abbastanza famoso in lingua inglese. A un certo punto lui ha deciso di non scrivere più in inglese. Ha deciso che voleva scrivere in Kikuyu, nella lingua sua, nella lingua della sua, del suo popolo nel Kenya. E anche, non solo ha deciso questo, parlando di decolonizzazione culturale, dicendo io desidero scrivere nella lingua che ho parlato quando sono nato, la lingua del latte di mia madre. E tra l'altro è divertente perché lui cita Dante per spiegare questa cosa. Dante, quando scrisse in italiano la Divina Commedia, gli dissero tutti scrivi in una lingua assurda, non passerai mai all'eternità, perché non scrivi in latino. Ma Dante voleva scrivere nella lingua che parlava quando è nato. E allora James Ngugi scrive in Kikuyu e inventa una parola molto interessante anche rispetto a questi discorsi sul dialetto. Lui parla di oratura, cioè di letteratura che nasce dall'oralità e che ritorna all'oralità. Lui scrive un romanzo che poi ha avuto molto successo in Kenya, in cui racconta di un romanzo picaresco in cui c'è un eroe molto disubbidiente che scappa sempre e che ne combina di tutti i colori. Questo romanzo ha avuto un enorme successo tra gli analfabeti perché è diventato orale, le persone lo leggevano e poi se lo raccontavano, come ancora si fa in tanti posti dell'Africa. Ha avuto così tanto successo, e questa per me è una storia straordinaria sull'arte, che Kenyatta, il dittatore del Kenya, a un certo punto ha emesso un mandato di cattura contro il protagonista del personaggio del io trovo fantastico. È come se facessero un mandato di cattura contro Pinocchio. Ecco, questa è la potenza della narrazione, la potenza dell'arte. E bisogna sempre ricordarci, è importante che ce lo ricordiamo, che la cultura è pericolosa. Insegniamo la cultura, diffondiamo la cultura, perché la cultura è pericolosa. Io voglio dedicare questo mio piccolo intervento oggi a due persone molto importanti. Uno era la persona che ha difeso fino all'ultimo le rovine di Palmira. Che era un musulmano e amava molto la cultura sua e la cultura antica, quindi la cultura di tutti. E un'altra che è famosissima, ma che bisogna sempre ricordarla, che è Malala, la ragazza che difende il diritto delle donne in tutto il mondo a imparare. E finisco con questa immagine. Questa è un'immagine a cui sono molto affezionato. In classe mia, io insegno in terza elementare quest'anno, abbiamo cominciato l'anno perché i bambini erano molto scossi da tutte le immagini che avevano visto sul Mediterraneo, i barconi, i bambini annegati, insomma quello che ci ha colpito a tutti noi quest'estate, giusto? E allora una bambina, abbiamo scritto grande alla lavagna, ha detto perché si emigra? Perché è una domanda che hanno fatto i bambini, e poi abbiamo detto per cercare di capire questo problema ci metteremo molti mesi, no? Stiamo facendo una ricerca su questo. E però una bambina, è bellissima questa cosa, siccome si è ricordata che in prima elementare avevamo guardato molto questo quadro di Giotto, lei è andata vicino al quadro e ha detto questo quadro, vedete tra le due porte? C'è un crepaccio, lo vedete lì a terra? Perché da una porta esce un ricco e da una porta esce un povero. E dice Giotto, anzi dipinge Giotto, che se tra i ricchi e i poveri c'è un abisso, c'è troppa distanza, l'aria si riempie di demoni e nemmeno Francesco ci riesce a cacciare questi demoni, qualsiasi Francesco sia, non ce la fa da solo. Però la cosa incredibile è che questa bambina a 8 anni mai ha detto maestro, io credo che il Mediterraneo sia come il crepaccio di Giotto. È potente questa immagine, questa frase che ha detto. E questo ci fa capire quanto l'arte non dia risposte, ma moltiplica le immagini, ci aiuta a capire il mondo. Noi abbiamo molto bisogno di capire il mondo. In Italia, tanti anni fa, no, nemmeno tanti anni fa, un paio di generazioni fa c'erano 1000 lingue, c'erano tutti i dialetti che si parlavano in ogni regione, addirittura diverso da paese a paese, quello che tu hai studiato, no? Tanto. Poi a un certo punto c'è stata questa mania del monolinguismo, cioè l'Italia è diventata a forza un paese monolingue. Quando io ero ragazzo c'era solo l'italiano e il dialetto era un residuo da nascondere, di cui vergognarsi quasi.
Oggi, per forza di cose, siamo ritornati nella pluralità delle lingue. La cosa bellissima dello spettacolo di oggi pomeriggio è stato sentire tante sonorità diverse. E anche questa vicinanza molto grande tra il racconto e il canto, che quando c'è il canto, immediatamente tutti ci rimettiamo a ascoltare con più facilità, perché il suono ci aiuta. Come diceva Benjamin, è l'ultimo linguaggio universale rimasto da quando è caduta la Torre di Babele. Il canto c'è. E sarebbe bello che noi, come sappiamo ascoltare il canto e la musica, imparassimo a ascoltare la musicalità di lingue di cui non sappiamo nemmeno il nome. Grazie.